Buonasera a tutti, sono Elisabetta Nalon di Edizioni Bette. Mi trovo nella Sala Bianca del Caffè Pedrocchi di Padova per parlare di un libro creativo. Questo evento rientra nella rassegna culturale Veneto Books, promossa dalla Regione Veneto e dall'Associazione Editori Veneti, che ringrazio per aver accolto e sostenuto il libro di Andrea Pase, Geographly, La Mosca e la Mappa. Il professor Pase è geografo, insegna all'Università di Padova, si occupa tra l'altro di mappe antiche e recenti e della strana fascinazione che esercitano su chi le guarda. Con la collega e amica Marina Bertoncin si è mosso per più di 20 anni nel Sahel, tra il deserto e le savane, dall'Oceano Atlantico fino al Mar Rosso. Molte le mosche che li hanno accompagnati durante queste missioni di ricerca. Il professor Pase parlerà del suo libro con il professor Alberto Schön, medico, neuropsichiatra, psicanalista e membro ordinario SPI-IPA, si interessa di comunicazione non verbale, creatività, umorismo, di fotografia, questa volta perfino di mosche. Lascio la parola al professor Pase e gli chiedo come nasce questo libro. Buonasera a tutti ed eccoci qui a presentare questo libro, che è un libro un po' insolito, in realtà è un libretto, è una cosa molto molto leggera, che nasce sostanzialmente da una provocazione che è stata fatta dal professor Schön, quindi da uno psicoanalista ad un geografo. Questa provocazione è una foto che trovate all'inizio del volume, ed è una foto che mostra una mappa. In realtà è un tabellone all'interno di un'area naturalistica che riporta appunto la mappa del territorio di quest'area naturalistica, e al di sopra di questa mappa si posa una mosca, una fastidiosa mosca. Questo è il regalo che il professor Schön mi ha fatto e che è stato un po' l'elemento attorno al quale si è andata poi a costruire tutto il lavoro di questo testo. È un testo che sostanzialmente si muove sul tema della creatività, facendo interagire due materie che possono sembrare molto distanti, che sono la geografia e la psicoanalisi. Allora, io per prima cosa vorrei chiedere al professor Schön che cosa può dirci a proposito della creatività, di come si muove, di come nasce la creatività. Se ne sono occupati a partire dai filosofi greci fino adesso e nessuno è arrivato a una conclusione, che è un buon segno naturalmente, perché la creatività è una cosa aperta. Se vogliamo dare un inizio alla creatività, quello che sto facendo lo fa un bambino, un lattante, quando non ha qualcosa di meglio da succhiare. E cioè cosa fa? Si rappresenta qualcosa di meglio attraverso quello che ha. Quindi attribuisce un significato, un valore e anche una carica emotiva, affettiva a un pollice. Un esperto in materia è Linus, che tutti conosciamo. È tutto qui, ovviamente no, questo è soltanto l'inizio. Un secondo passo, ma ce ne sono infiniti, cito tanto per far capire quanto complessa è la faccenda. Un secondo passo è il fatto generale che
la nostra specie sembra l'unica che non è capace di accettare di essere così com'è. Infatti si dipinge, si taglia i capelli, si taglia anche dei pezzetti di corpo, è ben noto, si buca il naso, qualcuno lo fa ancora, pensando che sia una cosa nuova, si chiama piercing. Il piercing serve in un unico caso, se ti rompi una caviglia ti mettono un'intrazione, ti fanno un buso, ecco, quello è l'unico piercing che serve. Tutto il resto, secondo me, potrebbe essere abbandonato. Però è una forma, perché ci sono creatività di ogni genere, anche cattive, naturalmente. E qualche volta sono molto intelligenti e cattive sono pericolosissime. Poi c'è la creatività. Qua, per esempio, siamo messi su un tavolo che è anche un mappamondo, una pianta geografica. C'è mezzo mondo. Quello che non intenzionalmente è stato escluso protesterà alle Nazioni Unite. Esattamente, e si tratta della protesta dell'intera Cina e degli Stati Uniti d'America. Quindi allora, stiamo creando un incidente diplomatico. Allora non è casuale. Non è casuale. Vedete, la creatività ha anche questo fatto, che non è mica casuale. Dopo, casomai darò un esempio, ma non voglio essere lungo, andiamo avanti. Benissimo, allora... Una cosa interessante è che come geografi a noi interessa sempre molto situarci nel contesto, capire, entrare all'interno del contesto in cui siamo. In questo momento noi, tutti noi siamo in un contesto ed è il contesto di questa cosa un po' strana, di questa comunicazione attraverso l'online, attraverso web, che ormai è diventata una via fondamentale di comunicazione a seguito della pandemia. Però siamo tutti collegati e una cosa che per noi è importante, per me e per il professor Schum è molto importante, e è quella di raccogliere le vostre idee, le vostre riflessioni, le domande. Se le volete scrivere in chat, poi noi cercheremo di rispondere. Verranno raccolte da Beatrice, che è qui al nostro fianco e che è anche la bravissima grafica, Beatrice Piccoli, la bravissima grafica che ha impostato il libro. E quindi cercheremo poi di rispondere. Quindi veramente creiamo un dialogo tra di noi. L'altro luogo dove siamo è il Caffè Pedrocchi, come vi ho detto prima, è Elisabetta Nalon, che è la bravissima editrice di Edizioni Bette. Non è per caso che siamo qui, ma in un certo senso sì, è uno dei luoghi più illustri di Padova, però guardate, è un posto che mette insieme le mappe e gli insetti. Le mappe perché nella Sala Rossa ci sono due fantastiche rappresentazioni del mondo che hanno una particolarità piuttosto significativa, che è quella di avere il nord non in alto ma in basso, cioè sono sostanzialmente rovesciate, probabilmente per un motivo politico, quindi protestare, far vedere, era l'epoca in cui c'era ancora la dominazione austriaca, far vedere che l'Austria stava sotto l'Italia e non sopra l'Italia. Ma ce n'erano anche qua? Ce n'erano anche qua, ecco, e poi sopra abbiamo gli insetti invece, perché nella sala della musica c'è una fantastica moltiplicazione di insetti, purtroppo non sono mosche, ma bensì api. E questo è un tema, evidentemente, a noi dispiace un pochino, devo dire, ma è comprensibile che le api siano un pochino più nobili rispetto alle mosche. Ancora diverso sarebbe se fossero vespe. E in effetti il professor Schum ha anche fatto una foto di una vespa e devo dire che se questa presentazione fosse fatta da Vespa Bruno, probabilmente avrebbe un pubblico molto maggiore. È d'accordo, professore? Sì, non sarei d'accordo con quello che dice Vespa, però... Sono d'accordo con il numero di pubblico, di sicuro. Benissimo. E come si è costruito il testo? Come si è generata questa creatività? La creatività è partita appunto da questa provocazione, sostanzialmente un fattore irritativo. Alle volte succedono dei fattori irritativi che possono... questa mosca, le mosche si sa, si posano ovunque. Normalmente si posano anche in luoghi molto sporchi. Se posso dirlo in questo luogo molto sublime, anche sulle merde, e questo è un aspetto importante. E dopo... Siamo davanti al Bo. Siamo davanti al Bo e il Bo è correlato, evidentemente. La goliardia ha sempre chiamato le cose per nome. Ecco, benissimo, benissimo. E quindi una mosca che frequenta luoghi così malfamati, che si posa sopra una carta, è evidentemente una forte provocazione per un geografo. E allora ho incominciato a giocare attraverso una tavoletta grafica, ho incominciato a cancellare varie
cose. Cancellare tutto, la mosca e l'ombra, cancellare poi soltanto la mosca e lasciare l'ombra, cancellare l'ombra e lasciare la mosca, e, insomma, ho provato varie soluzioni e dopo ho aggiunto una serie di altre immagini, ce ne sono ben 30, le abbiamo contate, all'interno del testo, ed è un testo sostanzialmente di figure. Avete presente quando da piccoli si apriva un libro e si diceva: ah, non ci sono figure? Benissimo, in questo testo vi voglio rassicurare, ci sono molte figure, anzi in un certo senso è un testo di figure e la parte come dire scritta è sostanzialmente una grande didascalia, una didascalia aumentata delle figure. E in questo rapporto tra immagine e creatività e sul ruolo delle immagini, credo che il professor Schoen possa dirci qualcosa che ha anche a che fare con temi piuttosto antichi e religiosi, è vero? Beh, sicuramente mi cavo. Perché sennò appunto l'immagine risulta parziale. C'è tuttora un lungo periodo di divieto di farsi immagini. Si può fare risalire al decalogo mosaico, e tuttora islamici ed ebrei hanno il divieto di farsi immagini, che a questo punto è limitato alla sinagoga, alla moschea, perché altrove è impossibile sottrarsi all'immagine. Il timore era quello del culto delle immagini, del politeismo, eccetera, e infatti i cristiani hanno immediatamente abolito il comandamento che vietava di farsi immagini e si sono fatti un sacco di immagini. Non c'è una Madonna sola, c'è no, quella dei sette dolori, quella scura, eccetera, eccetera. Il timore dell'immagine, peraltro, era condiviso anche da popolazioni che le immagini se le facevano. Pensate al mito di Orfeo, per esempio, mi viene in mente adesso. Orfeo va a recuperare la sua amata nell'Ade e riesce a sottrarre un'anima dall'Ade attraverso proprio la musica e la poesia, che stavano insieme. Però ha il divieto di girarsi a guardarla. E nella stessa epoca era un sacrilegio guardare alcune cose, i misteri, Orfici, Eleusini, eccetera. Quindi questa faccenda del divieto di guardare, lo stesso Edipo alla fine si accecca per avere visto quello che non doveva vedere. Mi fermerò qua. Va benissimo. E allora c'è da dire che il trucco di moltiplicare le immagini è una delle possibilità, perché una geografia senza immagini è un po' difficile immaginarla. Una geografia, come dire, che non abbia carte, che non abbia atlanti, che non abbia mappe, che non abbia una qualche raffigurazione del mondo. Perché geografia è in qualche modo una descrizione, una rappresentazione del mondo. E allora, per non essere, come dire, sottomessi a un'unica immagine, che quella sì sarebbe idolatria, e purtroppo alle volte le carte sono state idolatrate e non sono state affrontate con la dovuta capacità critica. Su questo racconta molto Franco Farinelli, che è un geografo bolognese che ha lavorato su questo concetto della dittatura delle mappe. E bene, se come dire, se non seguiamo questa via, l'altra via, quindi se non vogliamo adorare le mappe, l'altra via è quella di moltiplicare le immagini, di moltiplicare le metafore della terra, come dice un altro geografo che è Beppe De Matteis, moltiplicare quindi i modi di vedere il mondo. E a questo proposito, appunto, l'idea di fare tante immagini, di moltiplicare queste immagini e anche di utilizzare, tra le altre immagini, quella che è l'occhio della mosca, quindi un occhio che è composito, un occhio molteplice, un occhio che ha una visuale sempre a mosaico. Bene, questa idea di avere molte immagini e di pensare all'occhio della mosca come un occhio con cui guardare il mondo, questa è stata un po' la via che abbiamo provato insieme, perché poi questo libro nasce insieme in un continuo dialogo tra un geografo e uno psicoanalista, e anche questa è una cosa un po' strana. E bene, questa è la via che abbiamo trovato per non soggiacere alla dittatura dell'immagine, bensì appunto provare a moltiplicarle.
e quindi questa è una strada che abbiamo tentato. Un'altra strada poi è stata quella di associare le parole, per cui la mosca è diventata tante altre cose, dalla mosca capitale insetto della Russia al Moscow Mule e quindi a un drink, a mosca cieca e quindi la possibilità del gioco. E proprio il gioco, io direi che è una delle caratteristiche di questo libro. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato nel comporlo e il gioco credo che sia un elemento importante da prendere in considerazione. Beh, il gioco è un'altra delle attività umane che cominciano prestissimo, no? Il bambino comincia, anche quello del dito è in parte un gioco, poi gli adulti partecipano facendo fare giochi ritmici al bambino. Però il gioco è anche un modo di apprendimento e diventando adulti può restare come modello di pensiero, perché se ci pensate, il gioco di parole è un modo di pensare, non è l'unico, però apre delle possibilità. Bartezaghi, che è un esperto in materia, recentemente parlava del morto perpetuo, per esempio. Interessante. È lì che è un gioco di parole. Lui dice che non esiste, e io ho pensato, perché non ha visto un grave depresso, perché altrimenti... Certo. Avrebbe visto che invece non produce molto moto, però esiste. Benissimo. E tra i vari giochi di parole ce n'è una che ci è venuta in mente, che riguarda la lingua inglese, dove la mosca con un filo di burro sopra diventa butterfly e quindi diventa una farfalla, e questa è una delle molte possibili trasformazioni, dei molti possibili giochi che si possono fare con il linguaggio, con le molte lingue, le molte citazioni, le molte idee che si sono in qualche modo, come dire, depositate intorno alla mosca. Perché una cosa che abbiamo visto insieme è che progressivamente, da un tema che sembrava molto limitato, in realtà la mosca è veramente esplosa e le mosche le abbiamo trovate un po' dappertutto. Sul gioco si può aggiungere una cosa che in altre lingue, in italiano no, ma in molte lingue suonare si dice giocare. A Venezia si diceva sgiocare la spinetta, ma anche rappresentare, anche la rappresentazione in scena, mettersi nei panni di giocare, si dice giocare un ruolo. Ecco, questo in italiano. Cioè ci sono dei giochi estremamente raffinati e adulti che sono molto divertenti. Per esempio questo signore che sta suonando, credo che non lo faccia per gioco, però potrebbe farlo. Sì. E certamente ci sta giocando un bello scherzo, perché in teoria per avere il massimo risultato di questa situazione, quindi della ripresa video, dovrebbe esserci assoluto silenzio, invece questo signore fastidiosamente, ma d'altra parte stiamo presentando un libro sulle mosche, la cosa non ci stupisce, è giusto forse che ci sia un certo fastidio. Quindi i nostri bravissimi tecnici che stanno lavorando, tecnici e geografi nello stesso tempo, hanno questa duplicità, bene, hanno accolto con, come dire, con grande pazienza anche questa situazione piuttosto fastidiosa. Che poi la mosca sia fastidiosa è un tratto, direi, importante, e possiamo anche dire che la geografia può diventare fastidiosa. Lo è come? Lo è, e vorrei leggervi un piccolo brano di Maigret a questo proposito, perché ecco, dovete sapere che alla fine di questo libretto c'è anche una bibliografly, quindi una bibliografia che ha dentro le mosche. Tra l'altro sono alcune tra le mosche bellissime disegnate da Beatrice, che è qui di fianco a noi. Una bibliografia moscata, esattamente, sì. E tra le varie cose, è una bibliografia molto curiosa, nel senso che, come dire, spazia un po' di qua, un po' di là, si posa come le mosche superficialmente su vari temi, vari argomenti, varie materie. E c'è anche un piccolo brano di Maigret. La mosca gli ronzò tre volte attorno alla testa e andò a posarsi sul rapporto che stava redigendo, proprio in cima alla pagina, sul margine sinistro. Maigret si bloccò con la matita in mano e guardò l'insetto con divertita curiosità. Quel gioco durava da circa mezz'ora e lui ci avrebbe scommesso, sempre con la stessa mosca.
Nell'ufficio, del resto, non ce n'erano altre, una era. Dopo aver descritto dei cerchi nella stanza, soprattutto nella parte inondata dal sole, la mosca faceva un giro intorno alla testa del commissario e atterrava sui documenti davanti a lui. Una volta lì, si sfregava pigramente le zampette, quasi volesse sfidarlo. Questa cosa che le mosche si sfregano le zampette è interessante. Chissà se lo guardava davvero, e in tal caso, chissà che cosa rappresentava per lei quella massa di carne che ai suoi occhi doveva sembrare enorme. Maigret cercava di non spaventarla, aspettando con la matita mezz'aria. Poi, all'improvviso, come se si fosse stancata, la mosca riprendeva il volo e usciva dalla finestra aperta, sparendo nell'aria tiepida. Era la metà di giugno. Non siamo a metà di giugno adesso, direi che siamo a metà di dicembre. Però qualche mosca c'è, qualche mosca ancora c'è. Non mancano. La mosca tornò 9-10 volte, posandosi sempre nello stesso punto della pagina, come se fra loro due ci fosse una strana intesa. Che strana coincidenza. Quel sole, quelle folate più fresche che ogni tanto penetravano dalla finestra, quella mosca che lo ipnotizzava, gli ricordavano gli anni della scuola. Le volte in cui una mosca che svolazzava intorno al suo banco diventava ben più importante della lezione del professore. E qui entriamo in gioco tutti e due, perché siamo tutti e due professori di materie diverse, in modo diverso, e tutti e due credo che abbiamo rischiato alle volte di annoiare, più io devo dire che il professor Sean, ma io sicuramente sono riuscito ad annoiare molto spesso i miei studenti e a far sì che una mosca potesse diventare più interessante. Credo che sia un'esperienza di molti che hanno insegnato. Una volta mi è capitato in una pluriclasse, però al liceo, mi avevano chiamato per fare un discorso su qualche argomento di mia competenza. I ragazzi non avevano proprio nessun desiderio di ascoltare qualsiasi argomento, meno uno, ho pensato io, ho chiesto loro se sapevano come qual è la struttura sonora dell'organo. Naturalmente non sapevano rispondere, e quando ho detto che funzionava a canne, si sono molto interessati. Sono interessati. E devo dire che è un po' la stessa cosa che succede quando ai miei studenti spiego che quelle rappresentazioni che si trovano nei libri, intendo dire le carte geografiche, non dovrebbero essere chiamate cartine. Io spiego questa cosa perché dico, guardate, le cartine sarebbero le utilizzate per altro. E devo dire che questo risveglia molto l'attenzione, perché immediatamente si coglie un punto interessante. Direi stupefacente, sì, a suo modo. Anche un punto stupefacente. Sì. Bene. D'accordo. Poi, altra cosa che viene descritta in questo testo, che ha moltissimi, come dire, punti di entrata, ogni immagine, ogni citazione è in qualche modo un punto di entrata. Bene, un altro punto di entrata è la pericolosità delle carte. Le carte possono essere pericolose, sono delle trappole, possono essere delle trappole. Così le carte geografiche, ma prima di tutto per le mosche, evidentemente la carta moschicida. Cosa c'è di peggio di una carta moschicida? Per la mosca. E alle volte possiamo anche dire che cosa c'è di peggio della carta come rappresentazione dello spazio, che può diventare una trappola. Quando è che una carta diventa una trappola? Quando viene utilizzata dal potere per disegnare delle gabbie, per incastrare le persone, per vincolare le idee, per rinchiuderle. Questo purtroppo succede spesso, e appunto una via che può tentare la geografia è quella di smontare queste gabbie, di far sì che le carte siano delle carte invece aperte, delle carte che in qualche modo siano in grado di liberare piuttosto che di rinchiudere, non carte moschicide e soprattutto non carte liberticide, ma piuttosto carte che aprono alla libertà. Beh, infatti si sta parlando in questi giorni dei confini dei vari comuni, no? Sì. se si può superare o no il confine del comune, oppure si potrebbe, come succede tra contadini confinanti, spostare un po' il confine da una parte o dall'altra. È successo più volte, sì, questa cosa dei confini che si muovono è estremamente interessante, anche in Africa, devo dire che è una cosa che succede spesso, l'abbiamo constatato appunto con Marina, con la mia collega e amica Marina Bertoncin molte volte, in cui allora si arrivava in un luogo dove sapevamo che c'era il confine, che so, tra Niger e Nigeria,
E però il confine era stranissimo perché era molto molto flessibile, a seconda dei momenti, delle opportunità. Ad esempio, se si votava in Nigeria, tutti gli amici e i familiari dal Niger venivano e dicevano che erano residenti in Nigeria. Se si votava invece in Niger, tutti gli amici della Nigeria venivano ad aiutare i familiari che erano, che so, candidati in un determinato comune. E quindi insomma, c'è questa grande flessibilità del confine e questo, insomma, ogni volta che c'è confine c'è trasgressione. Ogni volta che c'è un limite, si pone un limite, come dire, si pone anche l'idea del superamento del limite. È una storia antica anche questa, se ricordo bene, visto che il primo limite era di non mangiare dall'albero della sapienza. Sì, che non era una mela, era un frutto. Un frutto, quindi tanto per cominciare togliamo questa cosa che era fosse una mela. Non credo che fosse una mela, era un frutto, va bene. Ecco, da lì in qualche modo, da quella trasgressione nasce la storia, perché si può dire che da lì in poi siamo stati espulsi dal grembo in cui tutto quanto era ordinato e tutto era pacifico, tutto era già risolto, ecco. E da lì inizia una peregrinazione sulla terra che ha portato gli uomini a partire dalla madre Africa a spargersi in tutto il mondo e a moltiplicare anche quello che vedete qua sopra, moltiplicare i confini e le occasioni anche di conflitto per dei pezzi di terra. E va bene, purtroppo la geografia alle volte è servito anche a questo. In età coloniale la geografia era una scienza utile per la colonizzazione. E fa parte della storia della mia, della disciplina di noi geografi, anche questo lato, tanto che oggi la decolonizzazione della nostra disciplina è un elemento molto importante. E l'idea è questo, che invece la geografia possa diventare, al posto che al servizio del potere, una disciplina che sia, come si potrebbe dire, fastidiosa per il potere. È scritto a un certo punto nel libro, ma l'idea viene dal dialogo fatto insieme, che insomma sarebbe piuttosto buffo che un generale, piantando una bandierina nella carta, sentisse la carta dire aia, e chissà come reagirebbe, vero? Si potrebbe anche fare tutto il discorso sui contrabbandieri a questo punto. Che da un lato sono considerati persone che trasgrediscono la legge, dall'altro lato hanno contribuito a salvarmi la vita, perché nel 43, quando sono passato sotto la rete di confine tra l'Italia e la Svizzera, era un po' scomodo, era anche di notte, però i contrabbandieri sono stati molto utili, sì. Devo dire. Che poi in tedesco si dice Grenzgänger, che non contiene niente di vietato, è colui che va lungo il confine. C'è anche un gruppo musicale che si chiama Van der Stross, che sembrerebbe fiammingo, invece è lombardo, che vanno di sfroso. Fantastico, sì. Che sì, canta una canzone popolare. Il contrabbandiere è, di fatto, può contribuire a trasferire delle conoscenze da una parte all'altra del confine. Questo sulla carta geografica e, come ci siamo detti varie volte, anche all'interno di sé. Perché appunto i geografi sono stati bravissimi, perché hanno esplorato e disegnato le carte praticamente di inesplorato sulla Terra. Credo che sia rimasto pochissimo e non molto interessante. E quello, gli psicoanalisti con la O, perché ci sono gli psicanalisti che sono un po' troppo lacaniani. Un po' troppo lacaniani. Invece bisogna aggiungersi la O. Gli psicoanalisti, allora. Psicoanalisti. Sono quelli freudiani. Ok, va bene, va bene. No, è importante, lì c'è un confine, allora. Sì, sì, qui, in questo libro, sì. Io sono segnato tra gli psicanalisti. Oh, non è grave. Non è grave, no. Non è grave, va bene. Assolutamente. Provvederemo la prossima edizione a aggiungerci la O. Ma ce la metto io. Va bene. I psicoanalisti parlano del mondo interno. Il mondo interno non ha mappe. Se ne avessi una, probabilmente sarebbe rovescia come quelle di là. E comunque ci sono amplissime zone non esplorate. Ci piacerebbe avere una mappa. Abbiamo sì e no una via di ingresso e molto chiaramente delle vie di uscita, di solito rumorose, a parolacce. Quindi
è molto utile il confronto, perché ciascuno può imparare dall'altro, gli uni, noi, a perfezionare la mappa e i geografi a tenere conto che non tutto è stato descritto. No, non tutto è stato descritto, e questo è estremamente interessante, e soprattutto ci sono tante cose nel nostro modo di vedere e di vivere lo spazio e il mondo che sono in realtà in ombra, che sono nascoste, che hanno a che fare con una dimensione inconscia, con qualcosa che è depositato, stratificato dentro di noi. D'altra parte credo che l'immagine della stratigrafia, del, in qualche modo un collegamento con l'archeologia, ci fosse anche nell'interesse di Freud per il materiale archeologico. In qualche modo ciò che è più nascosto è anche ciò che si conserva meglio e che ci può aiutare a capire anche l'origine di qualcosa che ci sta succedendo oggi. Ecco, io devo dire che sono convintissimo che questa sia una frontiera assolutamente importante per la geografia, questa di riuscire a, come dire, a esplicitare anche il lato in ombra, a tenerne conto, a non nasconderlo, a non rimuoverlo, perché non ne nasce niente di buono dalla rimozione dell'inconscio e dal come dire, non voler affrontare questo altro lato dello spazio e del territorio. E da questo punto di vista, se una delle porte di entrata all'inconscio è sicuramente il sogno, io credo che anche la geografia dovrebbe imparare in qualche modo a sognare o a tener conto dei propri sogni, ecco, a raccontarli. Sì, a dare importanza. Il sogno ha un linguaggio che non è quello della veglia e che però è altrettanto importante. Quelli che si sono occupati di cinema, è uscito da poco un libro di Lingiardi che è intitolato Al cinema con lo psicoanalista. Lingiardi è uno che ama il cinema e commenta brevemente, chi legge Repubblica lo trova quasi tutte le settimane sul venerdì di Repubblica, e certamente il cinema è un modo di far vedere almeno in parte i sogni. Non è proprio la stessa cosa, perché nascono insieme però, giusto? Nascono contemporaneamente il cinema e la psicoanalisi. I sogni sono nati molto prima. Sì, quello sì. Stanno anche nella Bibbia, c'è l'interpretazione del sogno del faraone, le vacche grasse, eccetera. La psicoanalisi e il cinema nascono nel 1895, quando i fratelli Lumière riescono a fare il primo filmetto e Freud pubblica i saggi sull'isteria e forse anche un'altra cosa. Quindi prima dell'interpretazione dei sogni, 5 anni prima dell'interpretazione dei sogni, che è del 1900, nasce la psicoanalisi. Direi che lo stesso anno è nato anche Musatti, era molto orgoglioso di questo. E una cosa interessante è che tanto il cinema come la psicoanalisi si occupano di proiezioni. Altro che, e di interpretazioni. Esatto, e devo dire che anche la geografia si occupa di proiezioni cartografiche, e però forse triangolare queste cose non è male, triangolare quindi le proiezioni interiori e inconsce, con le proiezioni invece cartografiche della nostra rappresentazione, del nostro modo di vivere nel mondo, e con la dimensione anche artistica delle proiezioni cinematografiche. Sempre serve uno schermo in cui riuscire a proiettare. E per quanto riguarda i geografi, lo schermo è innanzitutto una carta bianca in cui incominciare a disegnare, in cui incominciare a riportare ciò che succede nel territorio. Ed ecco, appunto, questo è l'elemento importante, non solo ciò che succede nel territorio, ma io sono convinto, e in questo lavoro credo che emerga grazie a questa interazione, che sia molto importante anche riportare come noi ci sentiamo all'interno del territorio e cosa questo suscita dentro di noi. Che sia la mosca ad aver attivato questo, io direi che è assolutamente interessante. La mosca l'abbiamo collegata prima con come dire, qualcosa anche di sgradevole, con luoghi sporchi. E allora vi porto una testimonianza piuttosto chiara,
del fatto che queste povere mosche alle volte vengono utilizzate in modo piuttosto strano. Non so se si vede, se si riesce a far vedere, se i nostri tecnici geografi riescono a inquadrare meglio. Vedete, queste sono delle ecco qua, sono sostanzialmente delle degli adesivi. Ma dove vanno messi questi adesivi che raffigurano delle mosche? È molto interessante, perché sono sostanzialmente degli aiuti nei confronti delle signore. Voi sapete, se chi vive, in quelle case in cui si vive insieme tra uomini e donne, c'è un problema molto importante, il fatto che gli uomini tendenzialmente fanno fatica a prendere la mira una volta che sono in bagno e... Nella tazza. E allora l'idea che è venuta è questa: mettiamo all'interno della tazza un adesivo in modo tale che gli uomini siano stimolati. Anche la turca. Anche la turca potrebbe essere, a centrare adeguatamente la mosca. È interessante, questo è, vedete, è sempre un proiettare la mosca all'interno di un vaso e poi prendere la mira. Non è mica un sogno, è una cosa vera questa, è stato fatto davvero ed è stato scientificamente dimostrato che ci sono il 90% di schizzi in meno. Ecco, e quindi... Il che vuol dire che noi uomini abbiamo una buona mira. E una buona mira se siamo motivati, ecco, questo è il punto interessante. E pare che una mosca possa motivare anche a prendere la mira. E allora insomma, sì, anche questo torna. Però il 60% del campione esaminato non ha tirato giù la tavoletta, no? Ah, ecco, quindi questo è il passo successivo. E qui questo diventa più complicato, è un altro, la prossima puntata, il prossimo libro facciamo sulla tazza e sulla tavoletta. Il tablet l'hanno inventato di recente, mentre la tavoletta geografica, la tavoletta cartografica, è assolutamente, come dire, qualcosa di antico. Però ancora una volta credo che sto rischiando qualcosa con i miei colleghi geografi paragonando tavolette diverse. Va bene, insomma, già. Però insomma, se sulla tavoletta ci sono delle istruzioni topografiche, insomma, sì, può essere utile. Può essere utile, sì, assolutamente. Che poi appunto questo tema, come dire, di che cosa è diventato il nostro territorio in tante parti del Veneto, dell'espansione industriale e della proliferazione dell'uso delle risorse, dello spreco delle risorse, se pensiamo allo spreco dell'acqua o allo spreco della terra. So che ad esempio dei miei colleghi geografi hanno studiato quanta terra viene erosa per produrre un litro di prosecco. E su questo ci sono state delle polemiche anche piuttosto vivaci. E d'altra parte sappiamo che l'acqua, ad esempio, è stata purtroppo inquinata dai PFAS nella valle del Lagno e con un inquinamento che è entrato nella falda e nella catena alimentare. Insomma, in qualche modo veramente, veramente è un territorio questo che rischia di essere molto adatto alle mosche. E molto adatto alle mosche, nel senso che volentieri ci si possono posare sopra le mosche. A questo proposito, per poter illustrare questo passaggio, devo dire che è stato divertente, perché con due miei amici, Marco e Pino, siamo andati a fare una camminata quest'estate e a me serviva una mosca posata sopra quello che in dialetto veneto si chiama boassa, cioè una grossa merda di una grossa mucca. E quindi loro mi hanno accompagnato e si rendevano conto che avevo, come dire, stavo cercando un soggetto particolare, e mi dicevano: ma perché ti continui a fermare sopra le boasse a fotografare le mosche? Non capivano, adesso capiscono perché hanno avuto il libretto in mano. E quindi, insomma, devo dire, era strano il soggetto che andavo a fotografare, però i miei amici hanno pensato che era strano anche il soggetto che fotografava. Ci deve essere una corrispondenza, no? Ci deve essere una corrispondenza, sì. Prima, quando si parlava del cinema, pensavo che Lingiardi giustamente dice: quando io curo un paziente, cerco di analizzare il paziente. Quando vado al cinema, è il cinema che mi analizza. E va bene così. E va bene così. C'è chi si stende sul lettino di Kubrick, per esempio. Io preferisco Bach, che fa,
fa stendere benissimo, però insomma c'è chi preferisce anche altri. Benissimo, certo. E un'altra cosa che abbiamo pensato è di portare anche qui quella che è l'arma di fine di mondo. L'arma di fine di mondo è questa. Trattando di mosche, l'arma di fine di mondo è questa paletta che evidentemente può scacciare le mosche, o purtroppo spesso schiacciare le mosche. So, professore, che lei mi raccontava che sua nonna, dopo che era stata usata l'arma fine di mondo, che cosa faceva? Cioè che non me lo ricordo più. Non la lavava con la candeggina in modo da disinfettarla completamente? Mi aveva raccontato questo, che... La lavava curatamente. Curatamente. La sanificava. La sanificazione è un tema importante. Vi assicuro che oggi questa è stata adeguatamente sanificata. Come le nostre mani, come tutto che oggi deve essere adeguatamente sanificato. Questa cosa della candeggina è interessante. E quindi questo però sarebbe da psicanalisti. No, riguarda recalcati. Soprattutto. Lui si mette la canottiera. No? d'accordo. Va bene. Costa lo prende sempre in giro su, dicendo che fa della psicoanalisi. Non è vero, naturalmente, fa dei discorsi divulgativi fatti bene, e cita spesso Lacan. Se facesse un musical farebbe la Lacan. Esatto, la Lacan. E come vedete, insomma, abbiamo preso in giro un po' i geografi e abbiamo anche preso in giro gli psicoanalisti, un po' tutti, non facciamo differenza, no. Vero? Un po' tutti nel mucchio, benissimo. E l'altra cosa interessante è che alla fine di questo testo, che appunto ha sempre un tono abbastanza leggero ed ironico, trovate delle pagine che sono numerate con delle mosche. Queste pagine numerate con delle mosche, che sono indubbiamente delle pagine moscate, non c'è alcun dubbio, servono per voi. Servono perché voi potete qui prendere i vostri appunti, fare i vostri disegni, incollare le foto che eventualmente fate alle mosche. E l'edizione Bette, Elisabetta, è particolarmente contenta dell'idea di inserire tutto ciò che voi ci manderete all'interno del sito, nella pagina dedicata a questo volume, per arricchire il testo, per far sì che la mosca sia sempre in volo. Perché forse dalla mosca dobbiamo imparare a essere sempre in volo. Non c'è un po' di invidia sul fatto che la mosca vola, vero? Altro che... Soprattutto per il fatto che noi ci proviamo, ma è una delle cose che Leonardo stesso ha provato, però più che costruire dei modelli e ammaccarsi un po', non è o far ammaccare qualcuno forse. Forse. Sì. non ha saputo fare. Tra l'altro prima, quando si parlava degli strati geologici, mi viene in mente che la Madonna delle Rocce, proprio di Leonardo, è posata sopra una stratificazione che non saprei dire di che cosa sia, e assomiglia un po' a quegli strati che chi va per monti sulle Dolomiti può trovare. Certo. E che probabilmente per Leonardo avevano significato appunto dei livelli del passato. Ma dei cari amici aretini di Monte Varchi, precisamente, mi hanno detto che probabilmente hanno a che fare con le balze, che sono lì ad Arezzo, ma che sono appunto queste forme erosive molto particolari che sono state prese è sempre una cosa molto interessante, forse è, però non si sa, perché sono sempre ipotesi e ricostruzioni. E posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente oggi, dando un'occhiata, una cosa che non è stata citata né doveva essere citata dal libro. Mi hanno raccontato, non so se sia vero, cioè è vero che lui, Armstrong, non ha mai studiato ufficialmente musica, non ne aveva bisogno perché è talmente dotato di suo che spontaneamente suonava rintonatissimo molto più di certi nostri cantanti. Mi hanno raccontato che quando ha dovuto imparare a leggere la musica,
ha detto, lui l'avrà detto in inglese americano, che quei puntini neri erano cacche di mosca. Eccoci qua, e qui si ritorna sempre alla mosca. E allora io direi che adesso proviamo a vedere se per caso è arrivata qualche riflessione o qualche domanda. Beatrice ci dice di no. Due, ce lo vuole dire Beatrice? Sì? Non ho microfono. Giro il microfono, adesso facciamo questa cosa fantastica, ecco, prego. Allora, Eugenio chiede, ma la mosca riuscirà a fuggire dal paradosso cartografico? Mm-hmm. Eugenio ti dice se la mosca riuscirà a uscire. La mosca di per sé ha questo di bello, che è furba. È furba ed è veloce. È veloce perché vede la realtà in modo tale che quello che noi facciamo risulta sempre come il rallentatore. E quindi credo che sia in questo la possibilità per la mosca di fuggire dal paradosso cartografico, di essere più veloce. Bisogna essere più veloci di chi costruisce le carte, bisogna essere più veloci di chi vuole ingabbiare il mondo, di chi vuole costringere il mondo, e in questa velocità credo che ci stia la possibilità per la mosca di scappare, e forse anche per noi. Una via di fuga c'è sempre, lo dice anche Giorgio Agamben, in un fantastico libretto in cui commenta un volume di disegni di Pulcinella fatto da Tiepolo alla fine del Settecento. La villa di Maser? Ci sono anche la villa di Maser, ma credo che siano un album di disegni, Divertimento degli ragazzi, una cosa del genere. Sì. E la cosa interessante è questa, che Giorgio Agamben dice che sostanzialmente c'è sempre una via di fuga, anche nei momenti più anche nei momenti del disastro. Ubi fracassorium, ibi fugitorium. Dove c'è il disastro c'è anche una via di fuga. E in qualche modo oggi la politica è questo, dovrebbe essere questo, la possibilità di inventarsi delle vie di fuga inedite, un po' come Pulcinella, che a motti e inventando delle soluzioni assolutamente inattese propone delle soluzioni anche nelle situazioni più difficili. Quindi credo che questo possa essere interessante. Mi pare confermato, visto che esistono ancora, che le mosche sono sopravvissute agli insetticidi, alla carta moschicida, mentre altri insetti no. E questo, e questo è decisamente interessante, infatti. E poi non so se c'era altro, Beatrice per caso? No, non c'è molto altro. Un suggerimento, sentiamo il suggerimento. Moppa. Che è la nuova carta geografica con la O, quindi finalmente freudiana. Non ho capito bene. Bella moppa. Allora, Anna Maria sì. Ci dice questo, ci dice che si potrebbe coniare un nuovo termine, la moppa, che quindi mette insieme la mosca e la mappa, ma essendoci la O, sarebbe a tutti gli effetti freudiana. È da prendere in considerazione. Va bene, apre nuove prospettive. In realtà la mia fantasia aveva messo insieme, facendo la foto, aveva messo insieme le due cose, pensando che quante volte ho mandato la mosca a quel paese, e quella era andata a vedere dove stava quel paese. Sì, esattamente. Cioè si era messa a fare il geografo, sostanzialmente. Ecco, quindi i geografi sono un po' come le mosche, questo? No. Devo ancora trovarne uno noioso. A scuola credevo che la geografia fosse noiosa, ma non dipendeva dal geografo, dipendeva dalla professoressa. Ecco, non è la geografia in sé. Non è la geografia. No, anzi, devo dire che la geografia, insomma, ha inaspettate possibilità di offrire visioni diverse del mondo, che è un po' quello che abbiamo cercato di fare in questo libro. Allora, io direi che possiamo forse avviarci anche alla chiusura, e però è il momento anche di ringraziare. C'è un'altra domanda? C'è un'altra domanda? Però dopo ci sarà anche il momento per ringraziare. Sara chiede perché Germini si accanì così tanto contro la vostra disciplina, che è la più completa.
o perché la Gelmini si è accanita così tanto contro la nostra disciplina. Dunque, diciamo così, che la geografia ha assolutamente bisogno di una grande attenzione al mondo, apertura a ciò che succede nelle altre parti del nostro pianeta, che cosa succede ad altri popoli, interesse e curiosità nei confronti del mondo. Forse non tutti in Italia sono così interessati a quello che succede nel mondo e così, diciamo così, curiosi, così attenti a ciò che avviene nel continente africano o in Asia o in America Latina, nelle foreste, nei deserti, sugli altopiani. Non lo so, io ho come la sensazione che purtroppo, come dire, questa mancata attenzione alla geografia derivi da qualcosa di più profondo, che è una chiusura dell'Italia e degli italiani rispetto al mondo. Ed è paradossale questo, perché l'Italia e gli italiani sono stati per lunghissimo tempo i, come dire, maestri dell'apertura al mondo, con i commerci, con le esplorazioni, quanti navigatori e quanti esploratori sono appunto stati italiani, quante immagini del mondo sono state prodotte nel nostro paese, quante carte stampate nel nostro paese. E quindi, insomma, io credo che sia in questo il fatto che come dire, la geografia non abbia in questo momento così tanta attenzione nel nostro paese. In Francia, ad esempio, ha molta più attenzione, ma la Francia è più aperta al mondo, è più attenta a quello che succede, è più interessata a quello che accade nel mondo. Io avrei una domanda che parte dal mio interno maligno. Quanti si sono interessati della Gelmini? A parte i neutrini, qualche volta. Sì, c'è una vecchia storia di un tunnel piuttosto lungo, in effetti. Quella è la geografia totalmente inventata. Sì. E forse voleva essere anche lei un po' così, un po' fantasiosa, riuscire a moltiplicare le immagini del mondo. Secondo me era scarsa, oltre che in geografia, anche in fisica. forse anche quello. Sì. E forse c'è un'altra domanda? Oh, bene, vedo che il pubblico si è svegliato, questo è molto interessante, vi ringrazio molto. E grazie, anche il professor Schoen. Grazie. Grazie, grazie. Allora, Tiziana dice: ma la mosca vola leggera? Come ci insegna Calvino, per planare sulle cose senza macigni sul cuore? La mosca vola leggera, se la mosca vola leggera, e come dice Calvino, bisogna essere leggeri, non avere macigni sul cuore. Nel cuore. Sul cuore, nel cuore. Sul cuore. Qui siamo di nuovo al desiderio di volare, a sentire il nostro peso e contemporaneamente invidiare tutti quelli che invece riescono a volare, non solo la mosca naturalmente. Anche i grifoni che stanno qui sopra, se non sbaglio, sono alati. Non esistono, se non nella fantasia di alcuni, non solo architetti, per carità. Questi poi sono grifi, non sono proprio ippogrifi. Credo che il cavallo c'entra poco. C'entra poco in questo caso. Ma lo stesso, la struttura in cui ci troviamo, il Caffè Pedrocchi, è estremamente composita. È composita come la vediamo adesso, perché c'è questa parte neogotica che farebbe veramente a pugni con la parte neoclassica, che a sua volta non va d'accordo con quel poco che è rimasto di fondamenta medievali. Però è così. Probabilmente il caffè viene buono lo stesso. Sì, e beh, quello della leggerezza credo che sia un tema fondamentale, credo che questo libretto sia molto leggero e evolutamente così, nel senso che già il tempo che stiamo vivendo è un tempo piuttosto faticoso, piuttosto pesante, un tempo in cui, come dire, siamo molto costretti e facciamo veramente fatica a volare. E allora sì, riuscire a ridere... Bravo, perché ci sono anche altri che volano, tipo i missili, per esempio. Ecco, sì. E anche i virus, sia pure con una gittata minore, però...
Sì, una gittata minore, ma questo virus devo dire che però è riuscito con le sue gittate minori a coinvolgere tutto il pianeta. Maschi, ho visto sul giornale oggi, ha disegnato col titolo Aciù, di starnuto insomma, una signora anziana che starnuta, perde il bastone, si vede tutto il flusso di starnuto che esce, compresa la dentiera. Va bene. Benissimo, benissimo. Anche quello vola. Anche quello vola, sicuramente. Però immaginarsi una dentiera volante, effettivamente... È un colpo d'ingegno. Benissimo. Allora, io direi che a questo punto possiamo veramente avviarci alla chiusura, però prima di tutto, se non ci sono altre domande, benissimo, grazie Beatrice. Allora, è il momento dei ringraziamenti. E allora, io il primo ringraziamento che vorrei fare è per il professor Sean, che ha dato un contributo essenziale alla elaborazione di questo libretto, tanto che è segnato giustamente come autore nel risguardo di copertina. E quindi grazie mille di questa compagnia e di questa possibilità di far interagire due discipline che possono sembrare così diverse, una orientata all'esterno, al mondo esterno, l'altra al mondo interno, ma che in realtà stanno riuscendo a dialogare in maniera, secondo me, significativa e importante. Quindi grazie veramente. Poi grazie a Elisabetta Nalon, la nostra editrice, che ha accettato una sfida non semplice perché ha investito molto in questo libretto, ha rischiato molto e niente. Quindi veramente grazie per la passione che ha messo in questa operazione, grazie per la passione per la cultura. Che ha espresso. E poi vorrei ringraziare anche Beatrice Piccoli per la cura estremamente attenta alla grafica e per la capacità di riuscire a esprimere graficamente delle idee che noi avevamo tentato di abbozzare, ma che così sono diventate veramente qualcosa di profondamente artistico. Quindi grazie Beatrice, grazie anche a Sara Isello, che ci ha donato un bellissimo disegno della mosca che troverete all'interno del testo, quindi grazie Sara, si intitola Altri Occhi e sul serio Sara è capace di vedere il mondo con altri occhi. E dopo vorrei ringraziare anche Silvia Piovan che mi ha aiutato a disegnare una griglia bella gialla, una rappresentazione, un planisfero con i meridiani paralleli, e questa griglia gialla sembra effettivamente una trappola, così come è una trappola la carta moschicida. Quindi grazie anche a Silvia. E infine vorrei ringraziare anche i nostri tecnici geografi che con così tanta sapienza ci hanno aiutato in questo momento a riuscire a rendere a partecipi tanti del volo di questa mosca. Prego. Cosa dite? Posso fare gli auguri a tutti quanti, compresi quelli che in questo, certo, i pochi o tanti che ci sentono? Benissimo. Sono auguri piccoli. Piccoli. E adesso vi spiego, è incluso anche il perché. Il primo perché è che voglio fare gli auguri per le prossime feste. E ho scritto questi pochissimi versi. Sono rimaste poche briciole di saggezza mescolate a polveri sottili, spore, pollini e miliardi di virus in nanometri. Le nostre piccolezze misurate non riempiono due scatoline. Ci terrei a non romperle, perciò vado al bazar di cose senza prezzo, affetti, auguri, baci con vaccini, per ogni festa di adulti e bambini. Grazie mille, grazie. E bene, e con questi auguri io direi che possiamo chiudere e grazie mille. Grazie. Però questo è originale. Sì, quello è originale. È originale. Arriva per mail. Anche fare fotocopie e distribuire. Benissimo, benissimo, grazie mille. Anche a loro, ai ragazzi, certo. Voglio. Sì, sì, sì. No, grazie mille. Sì, lo vorranno, sicuro.